Benvenuti innanzitutto a tutti voi al consueto concerto musicale del corpo musicale di Sorriso della nostra banda. È il consueto concerto che viene fatto in chiusura delle feste patronali in onore di San Pietro e allo stesso tempo è un po' anche la chiusura di tutte le celebrazioni e le iniziative dedicate proprio al nostro patrono. Ed è un po' un concerto che segna di fatto l'inizio dell'estate, che estate, credo, non solo per me ma per tutti voi, è sinonimo di viaggio, no? Del viaggiare. E questa sera faremo un viaggio meraviglioso, un viaggio intorno al mondo, in tutto il mondo, rimanendo seduti qui in questo bellissimo teatro, ma sulle note della nostra banda vedrete quanti posti meravigliosi riusciremo a conoscere. Ma prima di iniziare a viaggiare, prima di iniziare il nostro viaggio, io direi di fare un grandissimo, calorosissimo applauso ad alcuni elementi meravigliosi, nuovi, giovanissimi del nostro corpo musicale di Sorrisole. Prego, te lo dico perché sono... E sono degli allievi. In particolare sono degli allievi di tromba della maestra Giulia Bonetti che ci presenteranno due brani. Il primo è la marcia trionfale dell'Aida, ovviamente di Giuseppe Verdi, e il secondo è Il Signore delle Cime di Giuseppe De Marzi, per cui li presentiamo dopo perché credo siano già abbastanza agitati e quindi hanno voglia di iniziare, per cui buon ascolto.
direi che è ora anche di presentarli, proprio per cavalleria partiamo ovviamente da Chiara. Un grande applauso a Chiara. Mattia. Bravo. Mattia e Tommaso. Ovviamente diretti dal maestro Oscar Locatelli, il nostro maestro direttore. E ora direi che è ora di fare arrivare sul palco i protagonisti di questa sera, per cui grande applauso per i nostri musicisti. Bene, mentre i nostri musicisti si sistemano, questa sera, come vi ho già anticipato prima, faremo un viaggio, un lungo viaggio in varie parti del mondo, e ad accompagnarci in questo viaggio ci sarà una voce narrante, la mia, ma che leggerà semplicemente delle parti tratte proprio dal diario di un viaggiatore. Danze e canti popolari intorno al mondo. E da questo diario inizia proprio dicendo così: mi sono sempre chiesto cosa mi avesse portato ad intraprendere la strada del viaggiatore errante. Numerose ipotesi mi sono saltate in mente, ma meno, sempre una meno probabile dell'altra. Che ami il rischio? Le storie di avventura? Di certo. Io so solo che non potrei proprio farne a meno. Quando viaggio è come se scoprissi sempre una nuova parte di me. Quando viaggio io mi sento vivo. Quando mi infilo in stradine non segnate da nessuna mappa e quando, seduto su una spiaggia deserta, metto i piedi in ammollo nelle acque cristalline del mare, quando la frenesia della città mi prende e mi trascina in un vortice, io mi sento vivo. In quei momenti, quando contemplo assorto la varietà e la fantasia, capisco come il mondo sia casa mia. Così, ho deciso di ripercorrere con voi tutte le mie esperienze, riscrivendo in questo diario le sensazioni che danze e canti popolari mi hanno suscitato, facendomi sentire a casa. Il primo giorno di questo viaggio si svolge nel Regno Unito. Avete mai avuto l'occasione di visitare l'Inghilterra, l'Irlanda o la Scozia? Il Regno Unito è qualcosa di fenomenale. Le persone ti accolgono e ti invitano a casa propria come se fossi sempre stato loro amico. Un giorno un tale mi invitò ad assistere ad un festival della canzone popolare. Vidi sfilare donne vestite con larghe gonne vaporose in stile settecentesco, uomini con il kilt, ballerini con le classiche scarpette da ballo nere. Quando i musicisti cominciarono a suonare e i ballerini a muovere i piedi, l'odore di salsedine mi riempì le narici. Ma dov'ero? In un porto inglese? Sopra una scogliera o al di là delle Highlands? Su un prato verde o in riva al mare? Fisicamente sì, ero a quel festival, ma con la mente ero altrove. E citando Shakespeare, non arrivo a strapparmi dal ricordo quelle parvenze, quelle musiche, quei gesti che esprimevano, senza parole, un eccellente tipo di linguaggio muto. Ed ora lasciamo che questo linguaggio venga espresso dalle note del nostro corpo musicale, per cui vi presento il maestro Oscar Locatelli.
meglio, buon ascolto. Thank you.
dall'altra parte del mondo in un paese dalla cultura e dalla bellezza affascinanti. Ancora oggi, quando chiudo gli occhi, mi sembra che i suoni dei flauti e dei koto mi trasportino presso le antiche corti degli imperatori, dove venivano narrati gli intrighi e gli amori proibiti dei nobili. Ancora oggi, quando mi ritrovo in mezzo ad una folla festante, mi ritorna alla mente il ricordo dei colorati Matsuri, i festival popolari giapponesi, dove ancora vengono suonate le canzoni tradizionali. Ancora oggi, se la tristezza e la malinconia prendono il sopravvento,
mi calmo ripensando ai ciliegi in fiore e nelle mie orecchie ancora risuonano le parole che sentii dire ad una ragazza mentre guardava quella meraviglia con gli occhi sgranati. 3 giorni solo vive il fiore di ciliegio, 3 ma perfetti.
Terzo giorno, Grecia. Quando quella mattina mi svegliai e mi affacciai alla terrazza e vidi il mare, il mio cuore si riempì di meraviglia. Avete mai visto quanto è blu la tonalità del mare greco? Avete mai notato come il bianco delle case tipiche è quasi abbagliante in confronto a quel blu? Non stento a comprendere perché abbiano proprio scelto quei colori per rappresentare la loro bandiera. In Grecia amavo perdermi per le stradine strette, decorate con i vasi di fiori colorati, ascoltare la parlata della gente locale e lasciarmi circondare da quella bellezza. Ricordo che una sera tutti si riunirono in piazza. Dapprima i musicisti intonarono una melodia lenta e triste. Poi si levò nell'aria frizzantina la popolare danza Sirtaki, e proprio allora mi venne in mente una frase del film Zorba il greco. «Ti voglio troppo bene per non dirtelo», dice Zorba nella scena finale. «Tu, mister, hai tutto meno una cosa, la pazzia. Ci vuole un po' di pazzia, se no non potrai mai strappare la corda ed essere libero. Allora insegnami a ballare». Thank you.
applausi meritatissimi, anzi io veramente ne aggiungerei un altro perché sono meravigliosi, bravissimi. E la metà, ma la prima metà del nostro viaggio e del nostro concerto. E mentre lasciamo giustamente il tempo di bere un goccino d'acqua e di riposarsi ai nostri musicisti, colgo io invece l'occasione per chiamare vicino a me due persone. Primo è il presidente del corpo musicale, il signor Giuseppe Tasca, se vuole raggiungermi. Ecco, lasciamo il tempo di... arrivare. Magari se vuole dire due parole. Innanzitutto grazie di essere qui così numerosi sempre, concerto. Poi detto già tutto, io non so se vuole aggiungere due parole. Visto che mi sembra che sia la sua la banda di cui è presidente, voglio un gran bene. È un onore essere presidente di questi ragazzi, tutti ragazzi come me, e tutti questi ragazzi che dovranno portare avanti il discorso della banda. Noi stiamo proponendo della musica che magari è difficile per noi suonarla, ma magari è più difficile per voi ascoltarla. Però se chiudiamo un tantino gli occhi, a volte sembra, come diceva Michela, che stiamo facendo il giro del mondo. Tutti gli anni ci proponiamo qualcosa di nuovo e speriamo che anche quest'anno sia piacevole per il vostro ascolto. Grazie. Ovviamente chiamerei vicino a me con grande gioia il maestro Oscar, anche lui dice, il maestro Oscar Locatelli. Buonasera. In realtà non volevo parlare, infatti ho detto prima, fatemi parlare invece poi. No, è sempre molto difficile perché ogni anno che... Aggiunta pure il centro, maestro, okay. Così la vedono meglio, ecco, riesco. È sempre un po' difficile perché ogni anno dobbiamo proporre sempre delle nuove e bisogna dare comunque il livello della banda sempre e non è facile scegliere i brani e poi... Giusto suggerimento. No, dicevo che ogni anno chiaramente dobbiamo sempre proporre dei brani nuovi e non è facile perché poi... fare crescere il livello della banda e cercare sempre di farli venire alle prove non è proprio facilissimo, nel senso che gli impegni sono tanti, loro fanno tantissime cose, come sapete sono anche banda alpina, quindi cioè, io non so se c'è un fine settimana che loro sono a casa, cioè, sono sempre lì, allora poi tante volte alle prove arrivano stanchi, come è stato anche in quest'ultimo mese, è stato un po' difficile portare avanti questo concerto, però ecco, poi loro alla fine ce la mettono tutta, poi avete sentito che sono stati molto bravi. Io alterno un po', ecco, momenti devo essere un po' serio e a volte un po' allegro, sempre un po' carota, come bastone carota, non si dice così, perché poi non vorrei mai che poi si distraessero, però ecco, è sempre molto difficile, però loro sono bravi, tengono botta e io sono un po' esigente con loro, però la banda direi che funziona bene, insomma, ecco. Prima di riprendere vi rubo ancora un minuto, non è scritto a copione, però vorrei associarmi alle parole del maestro Locatelli, perché io è un po' di anni che ho l'onore di presentare questo concerto e sinceramente devo dire che la banda è un onore perché esprime veramente, secondo me, quella che è l'idea di volontariato, volontariato puro. Sono impegnatissimi, è un impegno fortissimo
E se non ci pensiamo, tutte le nostre feste non sarebbero le stesse feste senza la banda. Se io penso alle comunioni, mi viene in mente una cosa, senza la banda non sono la stessa cosa. Quindi veramente il concetto di volontariato, di fare per gli altri, è espresso pienamente da tutti questi musicisti, quindi grazie, grazie di nuovo. Ora riprendiamo il concerto e ovviamente siamo nella Repubblica Ceca. Vagando per Praga mi imbattei quasi per caso nel Josefov, giusto? Josefov, ok? Il quartiere ebraico più antico di tutta la città. In questo scorcio caratteristico adoravo lasciarmi travolgere dal colore delle sinagoghe e dei luoghi di culto e ammirare l'architettura delle case e dei palazzi. Girovagando, arrivai all'entrata di un cimitero e tutta l'allegria svanì di colpo. Un senso di malinconia mi avvolse il cuore, ma guardando le lapidi grigie di pietra, iniziai a pormi delle domande. Quanto può essere antico il retaggio di un popolo? Quanto può essere sacra la sua storia? D'un tratto qualcosa attirò la mia attenzione. Da lontano mi giunse l'eco di note rimbalzanti e goffe, giocose, in completa antitesi con il paesaggio del cimitero. Mi infilai in una stradina secondaria dove un gruppo klezmer stava improvvisando sul ciglio della strada. Mi guardai attorno e tutti avevano cominciato a battere le mani e muoversi a tempo. Mi venne in mente un proverbio: la ragazza che non sa ballare dice che l'orchestra non sa suonare. Thank you.
giorno, Argentina. Quell'estate sentì il desiderio impellente di andarmene in Sud America. Detto, fatto. In un solo istante arrivai in Argentina. Qui mi trovai sommerso dal colore e dall'energia di Buenos Aires. Gli angoli delle strade, eleganti ballerini si sfidavano in gare di tango, un ballo quasi rivoluzionario, dove eleganza e passione si muovono di pari passo. Fuori dai colorati chioschi, i musicisti e gli avventori si lasciavano commuovere da quei movimenti dettati da chissà quale profondo sentimento. Una ragazza si sentì in dovere di insegnarmi qualche figura e il suono di una fisarmonica ci mostrò i primi passi, prendendoci quasi per mano, così non avremmo potuto sbagliare. Improvviseremo ancora quei passi proibiti, quei passi fugaci e i soffici baci e gli sguardi tenaci. Poi sì, poi ancora, aspetteremo un altro tramonto dove perdersi. E magari sarà l'ultima volta che balleremo assieme. Eppure, smarriti i passi nella quiete più profonda, di noi non rimase null'altro che il sogno rievocato da una triste fisarmonica. Thank you.
Approfitterei subito per prolungare e ringraziare di nuovo Mattia Lecchi che ha suonato con noi questa sera a Fisarmonica. Stati Uniti. Ho visitato New York talmente tante volte nel corso della mia vita che ormai ne ho perso il conto. La Grande Mela, il centro del mondo, quanti nomi per indicare una delle più belle città di questo mondo. A New York la festa è dietro l'angolo, nei bar, per strada, nei teatri di Broadway, i teatri. Ogni sera c'era in programma un musical e io non potevo di certo perdermi lo spettacolo. Le musiche, le scenografie, tutto era portavoce del successo americano. Mi sembrava di tornare indietro agli anni 50, in quell'atmosfera un po' vintage, ferma al secolo scorso. Quando uscivo dal teatro, canticchiavo i motivetti più famosi. D'altronde, chi avrebbe potuto resistere alla musica? Mi viene in mente un'intervista fatta ad un noto regista e attore americano. E diceva: a Broadway puoi venire da qualsiasi posto, non hai bisogno di un diploma. A loro non interessa chi sei e da dove vieni. Devi riuscire solo ad avere il primo lavoro. È dura, ma allora sei sulla buona strada. Il resto sta a te. Qualunque cosa hai da offrire. Thank you.
Sartre, la culla bohemienne di Parigi. La Belle Époque sembra non essere mai passata, tant'è che ancora ci sono pittori e musicisti ai lati delle strade del famoso quartiere. Chi ti vuole fare un ritratto, chi vuole mostrare ai clienti le sue opere, chi dimostra la sua maestria dipingendo i paesaggi della collina dal vivo con tanto di cavalletto e tavolozza. Di sera il quartiere non perde la sua anima artistica. Una volta decisi di fermarmi all'esterno di un bistrò per bermi qualcosa e lì vidi un gruppo di musicisti. Stavano improvvisando. Poi il fisarmonicista mi si avvicinò e mi raccontò la sua storia. Era di origine francese, ma aveva vissuto e studiato in vari luoghi. «Questo tango è per te, amico mio», mi disse. Scriveva Ernest Hemingway: «Se sei abbastanza fortunato di aver vissuto a Parigi da giovane, allora per il resto della tua vita, ovunque andrai, questo ti accompagnerà, perché Parigi è una festa». Thank you.
ed ultimo giorno, Austria. Una delle ultime tappe del mio viaggio intorno al mondo fu Vienna. Chiudete gli occhi e immaginatevi di trovarvi lì insieme a me. Me lo ricordo chiaramente, le luci dorate, i corridoi marmorei, eccolo, quel salotto della realtà nobiliare. Tutti erano vestiti elegantemente, le donne indossavano lunghi e vaporosi vestiti, gli uomini il frac. D'un tratto l'orchestra all'angolo cominciò a suonare un valzer e tutti iniziarono a danzare. Leggeri, eterei, raffinati e impalpabili. Ci sono i valzer della testa, i valzer dei piedi e i valzer dei cuori. I primi vengono scritti sbadigliando in camicia da notte, quando in strada sfrecciano le carrozze dirette ad un ballo e nessuno si ferma a raccoglierti. I secondi sono quelli di Strauss, in cui tutto ondeggia e salta. Lo spettatore viene trascinato fra i ballerini, i suonatori sono allegri. La terza classe è rappresentata dai sognatori in re diesis e la diesis maggiore, il cui padre sembra essere il valzer dello struggimento, i fiori serali e le figure crepuscolari, i ricordi della giovinezza amata e di tante altre cose. Visto che è l'ultimo brano, lo annuncio seriamente, quindi a voi il corpo musicale di Sorisole dirige il maestro Oscar Locatelli. Thank you.
La buona notte, vorrei, è doveroso, fare alcuni ringraziamenti. Innanzitutto un grazie al Comune di Sorisole, nella persona del sindaco Stefano Vivi, che dà il suo contributo al nostro corpo musicale di Sorisole per il sostegno di tutte le attività svolte dal corpo bandistico. Inoltre un grazie anche alla BBC, alla BCC Bergamo e Valli, nella persona di Baggi Duilio, per il contributo a sostegno sempre delle attività svolte dal corpo bandistico di Sorisole. In ultimo, ma non meno importante, un grande ringraziamento al nostro Don Stefano, che ci permette sempre di fare questo concerto in questo meraviglioso teatro. Anzi, se vuole dire due parole, se vuole raggiungermi, Don.
che sostiene da sempre le attività della banda. Grazie. Un applauso anche a Michela. Semplicemente mi complimento ancora una volta, l'ho già fatto tante altre volte, ecco, è anche piacevole ripetersi in questo caso, nel senso che comunque, ecco, non sono bugie che si ripetono, ma sono verità che invece si assumono le une alle altre. E anche questa sera tante novità, e quindi ecco, mi dà proprio l'impressione, non, sempre, non penso che sia soltanto un'impressione, ma credo che sia proprio una verità, che ecco, il nostro corpo musicale veramente sia su una strada di grande impegno e di grande professionalità. Ecco, il fatto che si riesca poi tutti insieme, come ricordava anche prima il maestro, a realizzare cose impegnative che richiedono poi anche riuscire a mettere d'accordo i tempi, i modi di tutti, oggi come oggi ha ancora più valore, visto la nostra cultura che tende un pochino a ciascuno per la sua strada e invece si fa difficoltà. E quindi credo di ringraziare, ecco, il corpo musicale non soltanto appunto per l'esecuzione straordinaria di questa sera, ma proprio anche per l'esempio bello dell'impegno e della collaborazione, della capacità di stare insieme. Quindi grazie. Inoltre, doverosi altri ringraziamenti a tutti coloro, bandisti e non, che si adoperano per rendere ogni concerto un'esperienza indimenticabile, per cui dai rinfreschi alla sistemazione del palco, veramente va il grazie più sincero da parte di tutti. Inoltre, di nuovo, ringraziamo sempre a nome del corpo musicale Gianmario Lanfranchi e Paolo Gotti per la fantastica scenografia. I magnifici effetti luce e video. E la scenografia, peraltro, rappresenta la musica compagna tra infinite vibrazioni verso un vivere senza condizionamenti, libero e più consapevole. Bellissima, grazie. Inoltre, ricordo sempre che il nostro cameraman di fiducia, Vittorio Pasta, caricherà il video del concerto su YouTube. Ora, prima di augurarvi buona serata, direi che è doveroso, visto la bravura, richiedere un bis, se ce la fate, insomma, ci fareste un grandissimo favore. E ringrazio ancora tutti, buonanotte. Prima di concludere, volevamo appunto ringraziare Michela per la presentazione, sempre disponibile, anche dicendoglielo all'ultimo momento. E volevamo ancora ringraziare il maestro e omaggiarlo con un mazzo di fiori. Prima di finire con il brano finale, volevamo cogliere l'occasione per dei ringraziamenti. Ringraziamo i nostri amici di Zonio che ci aiutano quando ne abbiamo bisogno ai clarinetti. Cogliamo l'occasione ancora per ringraziare i nuovi allievi che stanno crescendo, che ci hanno introdotto alla serata con il loro saggio. Ringraziamo in via ufficiale il nostro presidente che ci guida sempre, Tasca. E per impegni lavorativi ci prenderà una pausa, speriamo sia solo una pausa breve. Ringraziamo Michela che prende una pausa e quindi questo sarà il suo ultimo concerto, quello che vedremo tra un po'. Ringraziamo per tutto quello che ha fatto. Buona serata a tutti.
Thank you.